Dopodomani la Serie B tornerà già in campo nel congestionato calendario post-stop causa Covid e il Pescara sarà di scena a Pisa per una partita da prendere con le pinze. Ne è consapevole mister Nicola Legrottaglie, che chiede ai suoi di dare continuità al brillante successo colto contro la Juve Stabia. Punti che ti fanno respirare tantissimo, ma non significa che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ne abbiamo un'altra venerdì, una grandissima opportunità, un'altra grande opportunità che dobbiamo preparare benissimo. E per noi sarà così ogni partita e può succedere di tutto. Io ho detto, questo è un campionato, sono 10 finali, ma che possono aprirti un mondo, e se non stai attento rischi di vanificare poi quello che fai di buono. Bisogna essere concentrati, prepararla bene come abbiamo fatto adesso, e speriamo di perderne sempre pochi a livello di infortunati, perché il rischio qua è altissimo. E noi la speranza è quella di perdere pochi giocatori in questo tragitto. Speriamo di avere venerdì, di recuperare Palmiero, di recuperare Bocic, li vogliamo recuperare tutti quelli che non stanno bene. Se venerdì noi facciamo risultato e ci va bene venerdì, allora lì ci possiamo pensare a vincere anche la terza, noi, perché poi ogni partita dobbiamo vincere. A me non sto pensando a spartiare, sto pensando che dobbiamo raggiungere, non so quanti sono, credo 45 i punti per salvarci, e poi pensiamo ad altro. La prestazione contro i campani di sabato scorso, balbettante all'inizio ma puntuale nella ripresa, lascia comunque ben sperare per venerdì. Sono contento che siamo partiti così, era quello che speravamo, abbiamo lavorato tanto anche per questo, e sicuramente abbiamo raccolto il frutto del nostro lavoro in questo mese, no? Della difficoltà. Siamo stati molto, molto bravi, io credo che il primo tempo siamo stati molto bravi a giocare come avevamo preparato la partita, quindi non staccherei i due tempi. Io direi che il primo tempo l'avevamo preparato così e ci è riuscito bene, e il secondo tempo anche noi avevamo pensato che la partita poteva andare su quel binario, e in effetti abbiamo avuto ragione. Devo dire che siamo stati bravi, bravi tutti quanti a prepararla e a metterla, e i ragazzi sono stati bravissimi a fare tutto quello che gli ho chiesto di fare.